diciamoci la verità, c'è chi andrebbe in questo pozzo per sentirsi un po' lui. E chi mente? E salve a tutti ragazzi da Adri e le sue recensioni burine di TripAdvisor. Sì, la prima recensione burina di questo canale la diamo, come avete avuto modo di vedere, a Senza Fondo o Una Buonanotte, l'All You Can Eat romano. Premetto che la mia recensione si basa sulla mia esperienza e sui miei gusti culinari, quindi risulta essere un'opinione, ossia opinabile, ovvero che voi potete essere o non essere d'accordo. Premessa. Ma passiamo ai fatti. Due miei amici storici sono venuti a trovarmi e hanno proposto di andare a mangiare lì, descrivendola come se fosse la Mecca della cucina romana. All'inizio ero un po' scettico, poiché per 25 euro a Roma è già tanto se riesci a portarti a casa un antipasto e un primo alla carta. Alla carta. E a maggior ragione nella zona dove si trova Senza Fondo. Però perché ti fa tutti questi pregiudizi senza esserci andato, cazzo? Va bene. Prima di andare lì non mi sono voluto andare a vedere recensioni, video, post e cose varie, poiché non volevo veramente farmi un'idea precoce di come potesse essere la mia esperienza. Ho semplicemente convissuto con Christian, che lo descriveva come se fosse il ristorante dei ristoranti. Ma, ripeto, come si dice a Firenze, tu paghi poco, tu godi poco. E diciamo che in questo caso gli si può anche dare un pochino di ragione. Perché dai ragazzi, lo sanno tutti che la cucina romana ha piatti molto complessi, sia nella preparazione che nella scelta degli ingredienti. E far pagare tutto quanto quello che vuoi 25 euro, non vi suona un po' strano? Su, wake up. Ma veniamo al dunque. Il ristorante si trova al civico numero 44 di via del Teatro Pace, traversa di via Tor di Millina, che porta dritto dritto a piazza Navona. Come siamo venuti a conoscenza di questo posto? Tramite un video sul social TikTok, che io non ho, che una nostra amica milanese ha incontrato per caso ed è andata a mangiarci con il nostro Christian ai primi di luglio. A loro detta il cibo era spettacolare. Buon per voi. Arriviamo per le 14.30, la chiusura della cucina è prevista per le 15.30. E troviamo subito posto a sedere dentro, nonostante il ristorante fosse assai pieno di persone sia dentro che fuori. La location, devo dire, che non è per niente male. Area d'osteria, dove si cerca di far percepire il più possibile l'area di casa, con camerieri vestiti con classici pantaloni neri, camicia bianca, e l'apparecchiatura, poi, non ha neanche così tante pretese. Partiamo subito con due bottiglie d'acqua, il cui prezzo è 2 euro caduna. Ovviamente, dolci e bevande, come al sushi, sono fuori menù. Basta di rompermi i coglioni. E partiamo con le ordinazioni. Prima però, ragazzi, piccola nota sul personale. Il personale è veramente cordiale, molto veloce, ma purtroppo spesso si dimentica cosa hai ordinato e viene a chiederti a te quali siano i piatti richiesti. Ma ovviamente tu hai ordinato da mangiare anche i tappetini del bar e quindi cominci a sudare a freddo nel tentativo di ricordarti giusto qualcosa, mettiamola così. Gli va dato atto che comunque nel servizio sono veloci, assai più rapidi della metà del sushi restaurant con la stessa formula in cui sono stato in vita mia. Questo veramente, ragazzi, gli va dato atto. Il menù è abbastanza ampio e puoi ordinare tutto quante volte vuoi e scegliere pure in che ordine riceverlo. Ovvero potete anche partire da un secondo, poi tornare al primo, poi tornare al secondo e poi gli antipasti. Insomma, potete decidere l'ordine in cui volete ricevere le cose. Il menù, per quanto riguarda i primi, include ovviamente i piatti tipici di pasta romani, carbonara, cacio e pepe, gricia, matriciana e così via. E nemmeno con i secondi si stacca ovviamente dalla tradizione, offrendo la trippa romana, le polpette, involtini, spezzatino, pollo e altre cose. E poi ragazzi, si arriva al piatto romano per eccellenza. La pizza! Come cazzo si fa? No, la cosa divertente è che bene o male anche Roma ha il suo tipo di pizza, ovvero la pinza romana, definita quasi quasi antenato del famosissimo e celeberrimo piatto napoletano, ormai diventato famoso in tutto il mondo, ma probabilmente chi ha fatto il menù si deve essere dimenticato di questo piccolo particolare. Quindi possiamo tranquillamente convertire il nome del ristorante in All You Can Eat romano, o quasi, o All You Can Eat Roma e Napoli. E vi dirò, ragazzi, meno male che c'era la pizza, perché io comincio proprio da quella, con una bella 4 formaggi senza pretese, che ad essere sinceri mi fa anche ben sperare in questo pranzo. Premetto che la pizza
pizza non è dei miei gusti, perché io sono fan sfegatato della pizza napoletana, quindi quella con i bordi alti e morbidi. Non tiro tanto la pizza bassa e croccante, però essendo oggettivi la pizza era buona. Quindi uno potrebbe, volendo, anche andare lì per dire ok, all you can pizza. Not bad. Quindi con un parere assolutamente oggettivo a livello di gusto, a livello anche di sale, ingredienti, cazzi e mazzi, la pizza gli posso anche dare un voto di 7, anche 7 più, e se lo merita tutto. Perché la pizza, ragazzi, è, ve lo spoilero, la cosa più buona che ho mangiato e, come detto, non fa parte della cucina romana. Adesso arriviamo ai primi. E la musica che sentite sotto dovrebbe farvi capire più di qualcosa. Io ovviamente, senza assaggiare un cazzo, mi butto subito su due cacio e pepe e una gricia. Poiché io non mangio la carbonara perché non mi piace l'uovo, mi posso comunque rifare sulla gricia, che è la carbonara senza l'uovo, sostanzialmente. Le porzioni non sono abbondanti della serie, con 80 grammi te posso dire se è cotta. Ma il problema non è assolutamente quello, ragazzi. Il vero problema lo vedete nel video qui accanto. Pasta commerciale, e possiamo definirla in brodo. Va bene che in fase di condimento, spesso e volentieri, va lasciata un pochino d'acqua di cottura. Sì, un po', sti cazzi, ma non tutta la pentola. Non la vuoi affogare in sta cazzo di brodaglia. Come dicono qua a Roma, ma come cazzo si fa? E adesso arriviamo, ragazzi, alla nota che toglierà almeno 4 punti dalla valutazione finale. E sicuramente, se siete stati ben attenti, ve ne siete già accorti. Ma io ci tengo, e non ci tengo, a mostrarvelo di nuovo. Non veramente, ve ne dovete accorgere da soli. Sì, la pancetta al posto del guanciale. A Roma, ragazzi, non puoi mettere la pancetta al posto del guanciale! Non puoi! Ma tra un po', neanche se vado a prendere la carbonara, negli Stati Uniti mi mettono la pancetta al posto del guanciale. Forse ci mettono anche il prosciutto cotto lì. Ma qui come si fa a mettere la pancetta? Ma a parte che hanno due gusti totalmente diversi, mi fai un lucchetto di cibo romano, ti spacci come la rivoluzione del secolo e mi metti la pancetta al posto del guanciale. E qui allora il Fiorentino aveva ragione, tu spendi poco, tu godi poco. Ma qui non si gode punto, ragazzi. Qui non si gode punto. Appena mi è arrivata la gricia io mi sono sentito pancetta dappertutto, ragazzi. C'era più pancetta nei nostri piatti che in quella del nome obeso. Ma come cazzo si fa? Dopo aver mangiato la gricia, comunque sia, mi viene la mezza idea di prendere anche una arrabbiata. E l'idea, per fortuna, rimane mezza. Voto alla pasta? 2. 2 per il coraggio che hanno avuto a farla. Veramente, ragazzi, non è per offendere nessuno, ma penso che il video che vi ho appena mostrato mostri un protocollo piuttosto chiaro delle cose. Come cazzo si fa? E dopo questa, e purtroppo mi tocca chiamarla offesa alla cucina italiana, cerco di andare sul sicuro facendo un piccolo passo indietro e tornando agli antipasti con un bel piatto di affettati misti. E beh, mi sembra abbastanza inutile perdere tempo a spiegarvi che non è possibile assegnare un voto a degli affettati tagliati e messi in un piatto. Una fetta di soppressata, una fetta di mortadella, una fetta di salame, una fetta di crudo. Ci si arrangia, però dai, almeno sono tenuti bene e sono di buona qualità questi affettati. Skippo tutto il resto alla parte successiva. Vado con polpette e supplì, dove soprattutto sui secondi è difficile fare male, poiché basta friggerli, basta non scordarseli in una friggitrice o toglierli troppo presto. E per fortuna siamo andati bene. Per carità, supplì senza infamia e senza lode, supplì che ne ho mangiati assai di meglio, probabilmente anche al supermercato, ma bene o male giù ci vanno, giù ci vanno. Le polpette, anzi la polpetta, poiché te ne portano una per piatto con un cucchiaio di sugo a condirla. In quel ristorante, ragazzi, penso abbiano veramente una riserva di piatti che neanche la tunne, perché ogni cacatina che ti portano, piatto, 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 cioè peggio del sushi, ragazzi, cioè comincia a mangiare e vedi questi piatti che lievitano e non capisci perché. Quindi sì, oltre a quello devono avere sicuramente un lavapiatti meccanico, perché non è possibile, ragazzi. Comunque sia, anche la polpetta schifo non faceva, schifo non faceva, cioè, bisogna dirlo. Ne ho mangiate assai di meglio, non ne avrei comunque ordinate altre perché non era poi così eccezionale, ma almeno
così come il supplì giù c'è andata. Come Davide in sovraimpressione potete vedere che Christian si è ordinato le penne all'arrabbiata e, rubandogliene una forchettata, il mio commento è questo. Lasciamo perdere. Poco piccante. Quindi possiamo dire che sostanzialmente, a parte la carbonara con pancetta, la matriciana con pancetta, la gricia con pancetta, ribadisco il fatto che la pasta è largamente bocciata. Alla fine, ragazzi, essendo abbastanza pieni, loro pieni de panza, io pieno fin quassù de mangiare de merda, optiamo per non prendere i secondi. Fatto eccetto che mi volevo togliere la soddisfazione di mangiare ogni voltino alla romana, che mi arriva cotto fuori e crudo dentro. Ma non credo che comunque, anche fosse stato il più buono, avrebbe salvato la situazione. Poiché almeno il 50-60% del menù, a mio personale avviso, è stato completamente cannato. E dopo aver sostanzialmente regalato 27,50 euro a senza fondo, ce ne andiamo assolutamente non, almeno io, a malincuore. Il commento finale. Come commento finale posso dirvi, ragazzi, che se vai lì per puntare sulla qualità, l'unica cosa che puoi fare è veramente alzarti dal tavolo e andare da un'altra parte. Mi dispiace dirlo così, ma purtroppo è la verità. Mentre se sei una persona che non si fa problemi, che mangia anche la muffa dei muri, che butta giù senza problemi ogni cosa, e vuoi puntare sulla quantità, pila di piatti dopo pila di piatti puoi essere tranquillamente accontentato. E qua ho detto pila di piatti dopo pila di piatti perché lo sappiamo, ragazzi, che le porzioni nei piatti dell'All You Can Eat non sono poi così abbondanti. Sushi docet. Allora, io non voglio passare come quello che distrugge, che offende, che critica, a parte che le critiche possono essere sia costruttive che offensive, e penso che la mia sia abbastanza costruttiva. Voglio andare a leggere adesso le recensioni che, come già anticipato prima, non mi sono voluto andare a vedere. Non me le sono viste né prima di andare a mangiare, così in caso non mi sarei rovinato il pranzo, e non me le sono lette neanche prima di fare questo video, perché magari qualche aspetto che qualche recensore potrebbe ipoteticamente aver colto mi avrebbe influenzato sulla riuscita di questo video. Quindi le vado a leggere adesso con voi. Allora, senza fondo TripAdvisor. Ciao gattina. Allora, prima di aprire la prima recensione, vedo già che il punteggio totale è di 3 stelle. E giuro, ragazzi, che se l'avessi visto prima, avrei fatto di tutto per non andarci, ragazzi. 3 stelle è vero, è sopra la sufficienza, ma vuol dire che vi siete beccati un casino di recensioni a una stella. E tra l'altro, ragazzi, come potete vedere, si va da un estremo all'altro. C'è gente che va lì per la quantità e mette 5 stelle con eccellente, e c'è gente che va lì per la qualità e vota ovviamente una stella. La prima recensione forse l'avete già intravista. Vomitevole, esperienza pessima. Sarò breve, 20 euro a persona per mangiare davvero male, e c'ha ragione. Fritti zuppi d'olio, carbonara con parmigiano anziché pecorino, e questo è un aspetto che non avevo colto, e pancetta anziché guanciale. Raga, la lingua non mente, è pancetta, ma quella del supermercato, raga. Gricia immangiabile, e c'ha ragione. Ordinazioni inizialmente sbagliate ci hanno portato la parmigiana di melanzane anziché una bruschetta di melanzane. Sporcizia, staff scortese, tutto terribile. Su questo non sono d'accordo, perché lo staff è stato anche troppo cortese con noi. 2 stelle, delusa. Sono stata in questo locale per cena con amici, ma mi ha deluso. Niente di eccezionale. Ho preso una cacio e pepe, ma era una pasta all'olio. Cazzo, vi ho detto prima? Non aveva per niente il sapore della classica cacio e pepe. E qua vi apro la foto. Eccola qui. Ragazzi, ma sembra la pastina che fa imbrodola mia nonna la sera. Questa recensione, ragazzi, invece è molto positiva. 4 stelle, siamo andati a pranzo, abbiamo mangiato bene, e per essere un All You Can Eat, 19,90 a pranzo, sì, perché ne siamo andati di domenica, abbiamo mangiato con soddisfazione. Pasta al dente che, essendo assaggini, ha permesso di provare diverse qualità tutte spettacolari. Locale con personale attento e veloce, distante e sicurezza rispettate, da consigliare, bene. All You Can Eat, oltre le aspettative, siamo andati a pranzo, ok. Ci tornerei, tra l'altro, ha fatto un errore nel conto facendo pagare la bimba a prezzo pieno senza problemi, ma restituito 10 euro che aveva pagato in più. Hanno chiesto il green pass a tutti, anche se il locale mancava forte distanziamento interno, ma non ci siamo sentiti allo stretto. Sconsigliatissimo, pessimo, e fargli un complimento.
Ai, io e il mio ragazzo ci siamo recati a pranzo convinti di trovare un ristorante buono, a poco prezzo e rivoluzionario per la Formula You Can Eat. Beh, chi cazzo non l'ha fatto? Tutto ciò che ci ha atteso sono state attese lunghissime. Ci siamo sedute alle 13 e abbiamo mangiato solo una bruschetta fino alle 15. Su questo non sono d'accordo perché noi abbiamo cominciato con la pizza e già dopo neanche 10 minuti era lì. Comunque sia, appena arrivata la pasta era cruda, il che è inammissibile data la lunga attesa. Il tempo di cuocere ci hanno avuto e come. Come se non mancasse, il servizio è pessimo. La tovaglia è sporca e ricoperta con una tovaglietta di carta. Ok, che prezzo è basso, ma se poi tutto è pessimo, così non ne vale davvero la pena. Scappate voi che potete. Non sono scappato, ma di certo non ci torno più. Camerieri sgorbutici. Prenotazione inutile, tanto il tavolo non c'è. Dopo una prenotazione in attesa di 45 minuti, il tavolo non era ancora disponibile. Tanta aspettativa, risultato pessimo. 3 giorni passati a Roma, posto consigliato da tutti, si è rivelato veramente scarso. L'unica cosa che si salva è l'antipasto, per il resto cacio e pepe, scotta e senza cacio. Una pasta al pepe, la matriciana riscaldata e la carbonara una frittata. Menù a parte, posti appiccicati con pavimento allagato e tubo dell'acqua penzonante dietro la testa. Ah, mai più. Se volete mangiare romano, andate da un'altra parte. Ed è quello che vi ho detto quando stavo recensendo la pasta. Il titolo dice tutto, abbiamo voluto provarci lo stesso. Abbiamo assaggiato di tutto per farci un'idea, ma è solo un'illusione dei piatti romani, pertanto girate al largo. Ci sono altri locali in zona. E che cazzo. Bella esperienza, ho mangiato molto meglio di molte trattorie romane in cui sono stato, servizio veloce e cordiale. Sulla seconda parte posso essere d'accordo, sulla prima un po' meno. Pausa pranzo top, vediamo. State alla larga, siamo arrivati attirati da una formula All You Can Eat che ha solo deluso. Cameriere maleducato, cibo scadente, solo qualche primo si salva e prezzo esorbitante. Scontato dire che non ci torneremo e che non consigliamo questo locale. Caro recensore, se dici che i primi si salvano, gli hai fatto un complimento. Davvero pessimo, disorganizzazione ad alti livelli, piatti che passavano da un tavolo all'altro perché i camerieri non ricordavano dove i clienti li avessero richiesti. Infatti potrebbero non arrivare tutti i piatti richiesti. Lunghi tempi di attesa, 37 minuti per 4 supplì e ribaditi più volte, causa leggi primo trattino. Cioè 37 minuti sto qua stato col cronometro in mano. Non volendo esagerare, ma per il mio, io ho mangiato in questo locale la peggior carbonara grigia matriciana di Roma, perché dal piatto proveniva un forte odore di vino bianco, probabilmente utilizzato per soffriggere lo pseudo guanciale. Non lo consiglierò a nessuno, cara bimba, che viene da Mottola, e lo pseudo guanciale era pancetta. Pessimo. Qua si va, come vedete ragazzi, da un estremo all'altro. Terribile a dir poco, pranzo abbondante, nella media, lui che ne tromana, eccetera eccetera. Quindi potete ben capire che gli aspetti che ho colto ne ho colti anche pochi, ma abbastanza per essere abbastanza convinto di non volerci tornare. La valutazione finale. La valutazione finale, ragazzi, penso l'abbiate tranquillamente intuito che non può essere assolutamente sufficiente. Io non posso dare più di 5 a questo locale, 5 essendo molto elastico, perché il ristorante, ragazzi, è da 4. Mezzo punto se lo guadagnano la location, antipasto e veri supplì affettati e polpette, e mezzo punto se lo guadagna la pizza. E qua vi dico, sono anche molto generoso, perché la pizza non dovrebbe assolutamente contare nella valutazione finale di un ristorante di cibo romano. Diciamo che se fosse stato un All You Can Eat a Napoli più piatti romani, un 7 se lo sarebbe portato a casa tutto, ma l'avremmo capito. Lo raccomanderesti? No, forse l'avete capito. Come detto da una delle recensioni, se volete mangiare romano bene, andate da un'altra parte. Al costo anche, ragazzi, di spendere un pochino di più e mangiare la carta. E ragazzi, nei dintorni di Senza Fondo c'è pieno di ristoranti, e trovare di meglio non ci vuole nulla. Ci torneresti? No. Ci tornerai? Sì, ci tornerò ovviamente non di mia volontà, ma capiterà che sicuramente qualcuno verrà a trovarmi e sarà attratto dall'idea di mangiare cibo romano in quantità limitata per 25 euro. Vorrà provare questo piacere che, a dir la verità, se vogliamo guardare la qualità del cibo, posso tranquillamente affermare che per quella qualità lì 25 euro siano veramente un furto. E come diceva Les Gold, 5 dollari e ci rimetto. E siamo arrivati, ragazzi, alla fine di questa recensione burina su Senza Fondo. Io vi chiedo di lasciare un like al video, iscrivervi al canale, guardare tutti gli altri contenuti. E tra l'altro vi informo già che un'altra recensione burina già registrata, quindi veramente a breve ve la pubblicherò, e vi posso dire che non è di questi livelli. La prossima, ragazzi, ci si diverte. E già dal fatto che vi dica ci si diverte, forse avete capito già di cosa parlerò. Noi, ragazzi, ci vediamo presto su questo canale. Restate aggiornati e buon proseguimento. Grazie della visione.